Mister Marmorini, terzo pareggio consecutivo in casa con il Figline, possiamo dire che la Baldaccia ci ha provato in tutti i modi, anche se poi non è riuscita a sfondare. Sì, abbiamo fatto secondo me una buonissima partita. Abbiamo incontrato un avversario che si è chiuso molto bene, ci ha lasciato pochissimi spazi. Abbiamo creato anche alcune occasioni per poter far male. Non siamo stati forse cattivissimi nel concretizzare tutte le occasioni che ci sono capitate, però onestamente abbiamo trovato un avversario che si è chiuso molto bene. Noi dal punto di vista dell'atteggiamento, della cattiveria, della voglia di ottenere il risultato abbiamo fatto quasi tutto. Ci è mancato solamente il gol, perché non abbiamo rischiato quasi mai, solamente su due situazioni da palla inattiva loro hanno creato qualche mischia dentro l'area di rigore, però per il resto siamo stati molto bravi a tenerli lontano dalla nostra area. Abbiamo fatto una partita praticamente proiettata dentro la loro metà campo, siamo stati anche bravi, lucidi nella qualità del palleggio. Abbiamo, ecco, forse siamo mancati un po' negli ultimi metri e quelle poche occasioni che effettivamente loro hanno concesso a noi, potevamo concretizzarle un po' meglio, ma sono partite che ci stanno. Il campionato è equilibrato, io sono contento perché abbiamo fatto un'ottima prestazione e questo è quello che mi interessa di più da qui al proseguo del campionato. La Baldaccia è stata vicina sfruttando un bello schema su punizioni. Sì, siamo stati bravi a costruirlo e meno bravi a finalizzare, ma sono cose che capitano, sono situazioni che nell'arco della partita capitano. Siamo stati più bravi altre volte e questa volta siamo un po' mancati dal punto di vista della conclusione, ma sono cose che succedono. Tre pareggi consecutivi ti mettono un campanello d'allarme oppure no? No, assolutamente no. Mi ha messo il campanello d'allarme quando abbiamo pareggiato a Buci. Ma le ultime due prestazioni, che sono in netta crescita rispetto al primo pareggio che abbiamo ottenuto, non mi mettono assolutamente un campanello d'allarme, anche perché domenica abbiamo incontrato, domenica scorsa, forse una delle squadre con più qualità del campionato. Oggi abbiamo trovato una squadra che è venuta qui per strappare un pareggio e si è chiusa, sono stati sempre con 11 giocatori sotto la linea della palla e ci hanno concesso poco e sono stati anche bravi loro a chiuderci ogni spazio.